Va bene, grazie per questa Benissimo. risposta. Noi abbiamo. Allora, possiamo dare, benissimo, possiamo presentare il secondo progetto dell'Istituto Comprensivo Civitella Torricella. Il titolo è curiosissimo, del Fantasy Wood, quindi siamo tutto orecchi, è tutto occhi, è proprio il caso di dire. La docente referente, la professoressa Elena Cicconi, questa volta avremo una ragazza, quindi una studentessa, Marzia Di Felice, come portavoce. Possiamo lanciare il video? 2020, svegliarsi una mattina e ritrovarsi in un incubo che limita la libertà e divide le persone, distruggendo consuetudini e quotidianità. Devi scegliere se languire o volare alto sopra i problemi, i pensieri negativi, la paura e far vincere la voglia di andare avanti. La parola insieme assume una forte connotazione grazie al distanziamento sociale e la consapevolezza del valore della collaborazione fa incontrare online tre colleghe dell'Istituto Comprensivo di Civitella Torricella. Elisabetta, che insegna la secondaria di primo grado, Barbara ed Elena, che sono maestre della primaria. Iniziano a tracciare una via capace di restituire agli alunni un briciolo di speranza e la motivazione ad incontrarsi in un'aula, seppur virtuale. In una realtà stravolta dal virus, la tensione regna sovrana e si avverte il bisogno di rifugiarsi in un luogo protetto, di attuare un escaping digitale. Il Fantasy Wood, inventato all'inizio anno dai bambini della seconda primaria di Torricella, diventa la destinazione ideale. Al riparo di fronde biscottose e protetti da un paesaggio di dolci e golose tentazioni, riprende l'avventura didattica e si progettano percorsi multidisciplinari che coinvolgono in continuità orizzontale e verticale la pluriclasse del piccolo plesso di montagna della primaria di Rocca Santa Maria, gli alunni di quarta di Torricella e i ragazzi di prima e seconda della secondaria di Civitella del Tronto. La distanza si trasforma da problema a risorsa e l'esplorazione didattica della DAD inizia. Sfruttando ogni risorsa tecnologica a disposizione, si organizza un nuovo modo di andare a scuola. Le insegnanti interagiscono con gli alunni registrando storie dai finali aperti. Percorrono le vie della videolezione, propongono esercizi di gamification, sfidano gli alunni a completare testi ed ipotizzare soluzioni a mille problemi in una continua routine di problem posing, solving. E le risposte sono sorprendenti. C'è chi registra audio, chi scrive ed anima storie, chi disegna, chi inventa e realizza parabole di riciclo. Ma il bosco ha un fascino che attira ospiti incredibili. Rodari arriva con la sua torta in cielo a proporre una fantastica della resilienza che si nutre di parole nuove di zecca. La stessa torta si trasforma in una trolla, brutta ma buona, che cattura con il suo profumo i personaggi dell'Orlando Furioso. Dapprima arriva l'ippogrifo, poi Astolfo, Angelica. Ed infine Orlando, che appare attraverso una Stargate tramutato in Orlando Furioso. Il poema cavalleresco viene servito dalla secondaria alla primaria sul piatto d'argento delle presentazioni animate e scatena una reazione che si esprime tramite un crossover creativo, che produce storie, oggetti magici, animali fantastici e mischiati. Invenzioni di stile e di comunicazione attraverso i più disparati strumenti e prodotti. Nel bosco arrivano anche Spider-Man e Joker, fuggiti dalla matita di Carmine Di Giandomenico per salvare il Fantasy Wood dalla furia dell'Orlando. La didattica indossa la sperimentazione e dà seguito al curriculum verticale d'istituto. Per perseguire i traguardi di competenza previsti dai documenti nazionali ed internazionali, in una didattica innovativa che sostiene una DAD flessibile e sofferta. La domanda la lasciamo al professor Roberto Salvatori dell'equipe formativa territoriale. Sì, grazie. La vogliamo fare adesso dopo il pitch? Dopo il pitch, ovviamente, sì. Bene. Scusate, un problema di connessione. Il ragazzo parte il timer e diamo il via al pitch.
Marzia, vai. Salve, sono Marzia Di Felice e frequento la terza della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Civitella Torricella. Provo a raccontarvi una storia che parla di noi, di un bosco fantastico e di un virus che ci ha tenuti a casa e ci ha fatto fare la scuola da casa. Siamo a marzo dell'anno scorso, quando scoppia la pandemia. All'inizio eravamo così ingenui. Pensavamo che tutto sarebbe tornato alla normalità dopo una breve vacanza. E invece i giorni passavano e noi eravamo tristi perché lontani. Così le maestre ci hanno portato al sicuro nel Fantasy Wood, un bosco fantastico dove tutto si può realizzare, pieno di animali giocattolo. Così le lezioni sono diventate più divertenti e le nostre maestre si sono trasformate negli elfi che tanto amavamo in classe. Nel Fantasy World tutto sa di biscotti e di marshmallow. Si possono conoscere anche vere celebrità come Liliana Segre che ci spiega la storia, Gianni Rodari che gioca con le parole e Carmine Di Giandomenico che rincorre i supereroi scappati dalla sua matita. Si possono anche fare gli errori perché poi vengono risolti così smettono di errare. Però ci sentivamo ancora soli. Così sono arrivati i ragazzi delle medie a cavallo di un ippogrifo e ci hanno raccontato di Astolfo che invece di andare a riprendere il treno ad Orlando si è fermato nel Fantasy Wood insieme ad Angelica che non voleva innamorarsi per forza, così è stata con così si è sdoppiata ed è stata con l'ippogrifo a festeggiare. Nel Fantasy Wood non ci siamo mai sentiti soli perché sapevamo che c'era per sempre, che era nostro per sempre. Che brava Marzia! Allora vi chiedo Bene. scusa, per un momento non ero connessa, ho avuto difficoltà, ho dovuto spostare tutto, quindi bravissima Marzia, allora io ho Bene, perso ma un po', sì, prego. Tiziana, la domanda per Marzia. Marzia, bravissima, complimenti a te e ai tuoi compagni per questo bellissimo lavoro, fantasioso, fantasy food, veramente accattivante, molto bello, no? E volevo sapere da te, Marzia, quindi brava, volevo sapere da te quali sono stati, diciamo, i momenti più difficili? Sono stati momenti difficili? Qualcosa che è stato difficile da risolvere, come l'ha risolto, Marzia? Con l'aiuto della maestra, con l'aiuto di qualche compagno? Qual è stata la cosa più difficile di questo? La cosa più difficile è stata fare le lezioni a distanza perché delle volte si erano i problemi di connessione perché eravamo distanti e non stavamo insieme ed era più divertente farlo in presenza. Certamente, certamente, bravissima, bravissima Marzia, complimenti. Benissimo, allora mentre Passiamo a votare. perfetto, e mentre la giuria vota invitiamo la docente Elena Cicconi o il dirigente o entrambe a dirci qualcosa del lavoro. Professoressa? Buongiorno, spero che mi sentiate. Allora, come ha ben raccontato Marzia, che rappresenta un po' tutto il percorso che abbiamo svolto anche per l'età giovanissima, l'anno scorso aveva solo 7 anni, nel momento dell'emergenza noi non ci siamo lasciate abbattere, ma abbiamo creato un nuovo ambiente di apprendimento che permettesse ai bambini di diminuire la distanza, di annullare la distanza attraverso gli strumenti tecnologici. Ovviamente eravamo già sulla buona via perché grazie a una serie di attività di ricercazione anche con le piccole scuole di cui facciamo parte, l'INDIRE, avevamo già potuto sperimentare una serie di attività e un certo numero di software e app che ci consentissero comunque di lavorare
di produrre attività, di condividere attività a distanza. Quello che invece ci ha intrigato parecchio è stato il creare un percorso che coinvolgesse non soltanto in orizzontale le classi distanti, ma anche in verticale alunni di diverse età, andando a trattare temi di filosofia e di letteratura che in primaria magari non vengono sempre presi in considerazione. E lascio la parola perché vedo l'ispettore Bocchi sta facendo un messaggio per la professoressa. Sì, sì, è arrivato. Forte e ma chiaro. Non di risposta, se no continuo a fare così. Va bene. Benissimo, va bene. Allora approfitto per complimentarmi con le maestre. Perché... Ringraziamo tutti e se vuole cedo la parola, se c'è, insomma, se c'è la possibilità cedo la parola alla mia dirigente Sandra Renzi, che è stata un grande supporto in questo periodo di emergenza. Certamente, prego la professoressa Renzi, dirigente scolastico. Il microfono, Sandra, ciao. Accendi il microfono. Approfitto per salutarti, ovviamente. Un cordialissimo saluto a tutti e un sentito ringraziamento per questa opportunità. Grazie davvero, i docenti sono stati splendidi nel costruire un percorso, nel valorizzare la difficoltà, e questo mi sembra l'aspetto più significativo di questa esperienza e di quello che potremo fare anche dopo la pandemia di questa esperienza realizzata a distanza. Grazie a tutti, buon lavoro e buon proseguimento. L'edizione provinciale del premio Scuola Digitale passa alla fase regionale, l'Istituto Comprensivo di Mosciano Sant'Angelo Bellante, e secondo l'Istituto Comprensivo che vince il drone di Civitella del Tronto Torricella. Io farei un applauso anche virtuale e anche a tutti quelli che hanno partecipato, ovviamente del primo.